La resistenza non fu un fenomeno militare, come erroneamente si crede. Fu un movimento politico, democratico e civile straordinario, una presa di coscienza politica che riguardò anche le donne. Lidia Menapace. Io sono Marisa Ombra, partigiana. Eravamo riunite intorno a un tavolo, in una calda cucina contadina, una ventina di donne. Immaginiamole per un istante, cresciute nel fascismo. Venerdì 31 dicembre 1943. Mio Licio è tornato a trovarmi, come lo rivedo, come me lo stringo al cuore e piango e tremo di terrore. Passano i fascisti, lui è a letto, tremo. E la ronda che sta spiando se c'è, se arriva per acciuffarlo, per fucilarlo, io lo sveglio e piango e prego. Sono Rita Nencetti, madre di partigiano. I volti e le voci delle donne del Partito Democratico Aretino prestati alle storie delle partigiane per raccontare un 25 aprile che ha una forma diversa, ma di certo ha lo stesso sapore. Le parole arrivano tramite un messaggio vocale, un video, e sono i social network a farlo poi rimbalzare. Quando non sopporterò più le vostre torture, mi taglierò la lingua con i denti, pur di non parlare. Io oggi sono Clorinda Minguzzato, partigiana, medaglia d'oro, che si rivolse così ai suoi guzzinesi fascisti dopo tre giorni di torture. Viva il 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. Mi chiamo Irma Bandiera e sono una staffetta partigiana. Amo correre, mi piace sentire il vento tra i miei capelli, il sudore nella mia fronte, frutto di un sacrificio. E un senso di tranquillità mi avvolge quando sono in mezzo alla natura. Capì allora che per cambiare il mondo bisognava esserci. Tina Anselmi.